La disomogeneità del territorio nazionale penso che sia palese a tutti. Mancano, da quello l'ultimo convegno a cui ero stato, che c'erano stati vari esperti, mancano circa 1000 impianti e non sto parlando solo di inceneritori, sto parlando di impianti. Quando si parla di economia circolare significa circolo, non significa produrre una cosa e poi lasciarla lì. Tutti quanti sono convinti che la raccolta differenziata sia la soluzione. La raccolta differenziata è condizione necessaria ma non sufficiente a risolvere i problemi. La pattumiera, per poter essere riutilizzata, deve essere resa fruibile agli utenti, a coloro che devono usarla, se no sono parole al vento. Stiamo facendo un turismo dei trasporti in questo paese che è clamoroso. Stiamo riempendo delle discariche, provocando un danno per le generazioni future enormi e nessuno pone il problema vero. Il problema vero è che l'economia circolare non è un optional, è una necessità. Cioè le risorse di tutto ciò che voi vedete qui intorno deriva dal pianeta, dalla Terra. Se non riutilizziamo le risorse, prima o poi finiranno e noi non possiamo distruggere le generazioni future. Qui a Roma state costruendo un deposito di petrolio che si chiamerà tra qualche milione di anni Petroleus Malagrottensis, ma è assurdo, cioè bisogna cominciare a pensare che bisogna avere un progetto per riciclare. L'Europa tra l'altro l'ha messo nei suoi principi, cioè mi pare entro il 2035 al massimo il 10% deve essere portato in discarica. Adesso lei per vantarsi, ma noi in Lombardia di problemi non ne abbiamo, perché siamo addirittura sotto il 4%, siamo come la Svezia, ma qui siamo al 100%, tutto il centro-sud è al 100%, occorrono impianti, altrettutto guardate che fare impianti non significa investire male, significa investire bene, perché magari diminuisce anche il costo.